Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella cova di Weavile. Io sono Stefano e in questo video vi mostro un mazzo che ha per protagonista una delle carte che preferisco in assoluto di Corona Astrale, Hydrepoli X. Hydrepoli X è un Pokémon grossissimo con 230 punti salute che con sole due energie, tra l'altro di qualunque tipo, può arrivare a fare una quantità enorme di danni. È finora il mazzo più divertente che ho provato con l'espansione Corona Astrale. Innanzitutto gli Applin che vedete qua sono sbagliati, ma perché su Limitless non hanno ancora aggiornato con le carte nuove e non riesco a mettere gli Applin quelli giusti sarebbero questi, quelli da 40 punti salute di tipo erba. Vabbè, questa non è la cosa più importante. Hydrepoli X ha 330 punti salute, debolezza fuoco, che non è il massimo, però comunque c'è Charizard Lucente, che è l'unica carta fuoco che ci preoccupa veramente, e ha un'abilità molto interessante perché dice: assegna un'energia erba dalla tua mano a un tuo Pokémon e cura quel Pokémon di 30 danni, che non è male in un metagame in cui Dragapult è particolarmente forte. Il suo attacco fa 30 danni più 30 per ogni energia erba assegnata ai tuoi Pokémon. Quindi noi lo giochiamo con Ogerpon per assegnare altre energie erba. Giochiamo ben 15 energie erba, l'idea è avere in gioco tutte le energie erba che servono per mettere capo al Pokémon attivo del nostro avversario. Solitamente una volta che ne hai in gioco 10 sei a posto. E la strategia è questa, fine. Possiamo guardare il video, vabbè, vi spiego le altre carte, però la strategia è questa. Perché per il resto abbiamo Diplin, da cui evolve Hydrepoli, che è anche un discreto attaccante, perché fa 20 danni per ogni Pokémon che ha in panchina. Quindi vuol dire che fa 100 danni. Attenzione, perché se dovessero giocare al Grande Abisso 0, può fare fino a 160 danni, che non è male. Potremmo pensare di giocare anche Area della Festa, la carta stadio, con cui possiamo attaccare due volte. Però vorrei evitare di rendere inconsistente il mazzo inserendo una carta che comunque non useremo spesso. Però il mazzo Diplin, magari lo conoscete già, è un mazzo che si basa su usare questo Diplin come attaccante principale, mentre qui ci serve solamente per evolverlo in Hydrepoli. Abbiamo poi Fesandipity, naturalmente per pescare tre carte dopo che subiamo vari KO, e io gioco anche Rotom per inizio partita per pescare tre carte e Luminion per prendere una carta d'aiuto quando ci serve, perché mi sono accorto che questo mazzo a volte ha qualche problema di consistenza. Ogerpon non è un motore sufficiente a far girare un mazzo, peschi una carta a turno, hai due Ogerpon in gioco, ne peschi due, comunque sono poche. Avere Rotom e Luminion ti dà un po' di aiuto a inizio partita e anche nel corso della partita e ti permette soprattutto di utilizzare il sigillo forestale. Il sigillo forestale con cui ti cerchi una carta nel mazzo che molto spesso sarà l'albero maestoso. Albero maestoso, carta importantissima perché ti fa cercare nel mazzo un Pokémon che evolve da un tuo Pokémon in gioco e poi lo puoi evolvere un'altra volta ancora. Quindi non puoi farlo al primo turno questa cosa, ma dopo che hai avuto quel Pokémon lì in gioco da un turno, nel nostro caso Applin, ti cerchi nel mazzo sia Diplin sia Hydrepoli e li evolvi direttamente. Per me è fortissimo giocare il sigillo forestale con Pepe per prenderlo con l'albero maestoso, perché vuol dire che tu con una carta ti setti un Pokémon fase 2. Non devi per forza avere in mano Caramella Rara e Hydrepoli per attaccare, cioè per poter settare Hydrepoli. E quindi mi piaceva l'idea di avere un modo semplicissimo per settare il primo Hydrepoli. E il secondo poi lo setti con calma con la Caramella Rara, che quando poi il mazzo si sfoltisce, anche perché toglie le energie, è più facile settare un altro Hydrepoli. Mi rendevo conto che il primo era un po' più difficile da settare. Così facendo, davvero, a voi basta trovare Pepe, oppure, non so, con ricerca accademica, con Kisara, trovare il sigillo forestale o l'albero maestoso. Con il sigillo forestale prendi l'albero maestoso, oppure hai già l'albero maestoso in mano e sei a posto. A volte semplicemente avrai in mano Caramella Rara e Evoluzione e sei a posto. Magari emana la Caramella Rara e con Pepe ti prendi un Ultra Ball e evolvi così. Quindi è molto semplice settare Hydrepoli con questa lista. Fin troppo a volte. Infatti secondo me questa lista è fin troppo consistente. Si potrebbe magari pensare di togliere una Caramella Rara magari, per esempio. E per il resto gioco il set Pigliamossi e qui è fortissimo. Abbiamo tantissimi Pokémon Erba e 15 Energia. Quindi quasi sempre lo usiamo e troviamo tante carte che ci servono. 4 Minor Ball e 4 Ultra Ball per prendere i nostri Pokémon. Due anfore terrestre per prendere altre energie, volendo si può pensare anche di levarle o di lasciarne anche una sola, perché comunque è un mazzo che poi pesca molto, magari mettere un'altra ricerca accademica per esempio. Due boss e un contraccappa Pokémon, che sono importantissimi perché comunque in tutti i mazzi, o quasi, ma qua, direi che tutti i mazzi hanno bisogno a volte di mettere capo a Pokémon che stanno nella panchina dell'avversario. Due canali pesca super per recuperare sia i Pokémon, comunque ci sono solamente tre Applin, quindi a volte magari uno nei premi, quindi devi recuperare un altro, ma anche per le energie, magari ne scarti tante tra un Ultra Ball e un KO. E basta, le carte sono queste. È un mazzo direi semplice da giocare, comunque quello che devi fare è una cosa sola. Bisogna stare un po' attenti al setup, però appunto in questa lista volevo cercare di fare in modo che il setup fosse l'ultimo dei problemi, quindi comunque dovreste riuscire a settarvi con grande facilità. Una carta che vorrei inserire, me ne sono accorto restando il mazzo, è un Poffin. Ne basterebbe uno solo, perché lo prendi o con Pepe o con sigillo forestale. Con un Poffin ti prenderesti due Applin insieme, anziché fare Minor Ball per Applin. Quindi
valutate magari di togliere o una minor ball o un ultra ball o un set piglia mosche. No, set piglia mosche no, magari o una minor ball o un ultra ball per un puffin. Questa è un'opzione secondo me molto interessante. Ragazzi, le partite sono molto belle, buona visione. Cominciamo con una splendida partenza di Luminion contro Dragapult, che già potrebbe essere un matchup complicato, visto che ho dei Pokémon che vengono messi KO facilmente. Se però riesco a settarmi con Hydreppol, dovrei stare più tranquillo, perché grazie a Vitalia Hydreppol posso curare i danni, quindi sarei stato molto più tranquillo a partire per primo, e magari non di Luminion, però comunque dovrebbe essere un matchup gestibile. Dipende ovviamente da come parte lui, perché se prossimo turno mette KO Luminion e mette KO anche un Deep, non Deepling, come si chiama? Come si chiama il piccoletto? Non mi ricordo. La melina. Deepling, Eplin, è un problema. Sta caricando il Drip in panchina, interessante. Boss che non mi serve. Allora, cominciamo dalle set piglia mosche per vedere cosa salta fuori. Direi due energie. Poi direi Minor Ball. Qui non è mica semplice. Io posso prendere un Eplin. Ce ne vorrebbero due. Potrei magari cominciare con Eplin. Sigillo forestale e lo uso subito. Magari per una Kissara. E vedere qualche carta in più. Vorrei trovare Rotom adesso. Ho un Ultra Ball che potrebbe essere un Rotom. Sì, devo vedere qualche carta in più. Pazienza per il boss. Il fatto è che mi aspetto di subire un KO a 3 premi il prossimo turno. Molto complicato, molto molto complicato. Vediamo. Non sono riuscito a fare la partenza turbo con un paio di Ogerpon. Non sarebbe male mettere un Poffin di numero in questo mazzo, avendo i Pepe, ci stavo pensando adesso. Magari togliendo una Minor Ball. Non sarebbe male. Energia psico davanti, vediamo se ora riesce a fare Candy evoluzione cristallo. Ah, tutto qui. Ok, quindi partenza decisamente deludente per il mio avversario e io riesco con la caramella rara a settare il primo Hydreppol. Molto bene. Lo faccio subito. Perché non avevo settato il primo, il peggio è passato. Faccio anche un KO, tra l'altro, lo so che lo posso evolvere. Posso usare l'abilità di Hydreppol per togliere questo danno, così ritiro anche. E questo invece lo segno manualmente. Con questa Minor Ball potrei prendere un Ogerpon o un Fesandipity, però forse è meglio aspettare a usarla. Mi accontento di fare questi 90 danni, che sono pochini, però al momento sono sufficienti a fare un attacco e potenzialmente un altro il prossimo turno. Anfora terrestre non è male. Se poi dovessi prendere Ogerpon, metto qualche danno in più in gioco. Se non altro questo Deepling non va più KO in un attacco adesso, a meno che il mio avversario non faccia boss. Il mio avversario non ha fatto niente il turno prima, eh. Quindi diciamo che aveva avuto un'ottima partenza. Io un po' meno. Ah, ok, come non detto. Quindi diciamo che ora siamo pari, diciamo che io poi ho recuperato, lui si era rallentato, adesso siamo tornati pari, diciamo. Contracchiappa Pokémon. Ok, mette KO Rotom. Ci sta. In realtà non mi dispiace per niente questa mossa, perché vuol dire che questo Hydreppol riuscirà a fare due attacchi. Quindi in realtà forse lo preferisco anche. Questo Deepin vorrei evolverlo il prima possibile, vorrei evitare che me lo metta KO così. Quindi vediamo se ci riesco. Quindi due premi facili per il mio avversario. Io non riuscirò in questo turno a mettere in gioco abbastanza energie per fare il KO su Dragapult, purtroppo.
Ah, questo è un bel top deck. Cosa ci voleva proprio? E direi che posso prendere Fesandipity. Forse mi conviene fare così, più che prendere Ogerpon. Magari scarto... Iniziamo già a prendere le energie, dai. Che è anche un modo un po' per sfoltire il mazzo. E pescare carte più belle con Fesandipity. Molto bene. Set piglia mosche. Energie a go-go. Prendiamo un Ogerpon e li mettiamo un'energia. Energia, ho detto. Ok, le energie continuano ad arrivare. E qui la cosa bella è che io posso curare 60 danni. Niente male. Allora, ho in gioco questi due Pokémon qua, che potrebbero poi costarmi la partita se il mio avversario riesce a giocarsela bene. Quindi... Cioè, anche Ogerpon in realtà. Però intanto io metto in gioco un po' di energie. Siamo a 210 danni, non è malaccio. Diciamo che sarebbe bello poter giocare solamente con Hydreppol in gioco, però non è fattibile. Cioè non assegni abbastanza energie, ne assegni una per turno, arrivi troppo lento a fare danni. C'è anche nell'ipotesi di giocarlo, che ne so, tipo con Gardenia. No. Il mio avversario non ha ancora messo Pidgeot. Il mio avversario in realtà, sì, ha fatto un bel turno prima, però non ha ancora fatto praticamente nulla. Strano perché gli ho fatto una Kissara da 6. Quindi non è che proprio gli ho fatto... cioè, dico, gli fai timbro ingiusto, ci sta che venga bloccato. Però 6 carte ha pescato. Ecco che arriva un Dracloak. Adesso il mio avversario vediamo che cosa fa di preciso. La cosa bella è che io, cioè, posso curare i 60 danni che mette in panchina al prossimo turno. Con due Hydreppol in gioco li annullo completamente. Ha trovato Pepe con Dracloak, quindi piano piano sta facendo un po' quello che vuole. Vediamo se riesce a mettere Pidgeot. Io più si va avanti con la partita più divento forte perché farò più danni. Bisogna capire se riesco a non farmi fregare prima. Diciamo che lui dovrebbe tipo fare contraccappa Pokémon su Fesandipity e fare 200 danni, i 60 poi li curo, e poi rifare contraccappa Pokémon o boss su Lumineon e mettere KO entrambi i Pokémon insieme. O anche Ogerpon, indifferente. Però non è semplice, anche perché un contraccappa Pokémon l'ha già usato. Dovrebbe averne un altro e avere anche due boss, probabilmente. Però nel senso... Cioè, io ho Kissara, lui deve ancora mettere Pidgeot. Trovo bello fare tre boss per tre turni di fila. Adesso a me non dispiacerebbe trovare un boss e mettere KO Dracloak prima che si possa evolvere in Dragapult. Perché tanto devo fare premi dispari. Quindi comunque... Ah, guardate quanti ce ne sono. La partenza di Luminio non ci voleva. Però vabbè. Ok, 200 danni e i 60 li metta pure dove vuole, perché tanto con la mano che ho li togliamo subito. Ah beh, li sparpaglia, è vero, non ci avevo pensato, ovvio. Sparpagliandoli in questo modo, sì certo, li tolgo da Fesandipity e da Ogerpon comunque. Perché non l'ha messo? No, su Luminio non servivano. Top deck Diplin che non serve proprio, quindi direi che ne approfitto per tirare fuori l'energia dal mazzo. Allora, una, facciamo così, così almeno pesco una carta. E vediamo che cosa arriva. Caramella rara, assolutamente inutile. E poi curiamo un po' di danni. Cerchiamo di non permettere al mio avversario di fare dei premi facili. Ok, ora faccio 300 danni, però al prossimo turno verrò messo KO e quindi dovrò mettere in gioco 3 energie se voglio mettere KO un Dragapult a mia volta. Vediamo cosa pesco dai premi. Avrò comunque anche Fesandipity. Albero maestoso purtroppo non mi serve più. C'è fin troppa consistenza in questo mazzo, Cioè, avendo provato in live questo mazzo e vedendo che era difficile evolvere Hydreppol, ho messo un sacco di modi per evolvere Hydreppol e quindi mi ritrovo con caramelle rare extra, albero maestoso extra. Carte che ora non mi servono più, però voglio consistenza. Quando esce un nuovo set, secondo me i primi video
è importante che siano su mazzi che girino bene. E poi piano piano si arriva a capire se, cioè, se i mazzi sono competitivi oppure no, si mettono magari un po' di chicche per personalizzarli. Però adesso quello che conta è che i mazzi girino. Poi il metagame si definisce bene e poi capiamo. Però per il momento mi interessa che il mazzo giri, poi rifiniamo bene. Al mio avversario so che ha il cristallo in mano, gli manca Dragapult e un'energia, ma non penso sia un problema trovare queste carte. Io ho ancora due energie nel mazzo e una in mano, quindi 4, 5, 6, 7, 10 sono esattamente le energie necessarie a mettere KO Dragapult con Hydreppol. Cosa? Ah, questo non me l'aspettavo mica io però, eh. Ha senso curare qualche danno qua? Allora, sicuramente voglio pescare una carta, quindi iniziamo a fare questo. L'altra energia aspettiamo magari. Eplin no, non mi serve a niente. Diplin quanti ne ho usati finora? Non posso vedere. Qui non c'è Diplin. Com'è che è così? Ah, qui c'è, ok, niente. Quindi vabbè, comunque non potrei evolverlo subito. No, Eplin non lo gioco neanche. Sto pensando se c'è un motivo per cui dovrei togliere dei danni. Con 50... Ah no, attenzione, lui con Dusknoir mette KO Hydreppol il prossimo turno. Direi che questa cosa non deve assolutamente farla. Quindi facciamo così, anche se è un'energia buttata che va negli scarti, ma almeno non fa più questa cosa. 360 danni. KO. Ok. Sono a un boss su quel Fesandipri dalla vittoria. Allora, non pesca molto questo mazzo. Effettivamente ho tre Kissara e Pepe mi serve ben poco. Non sarebbe male avere in gioco una carta tipo... In realtà Mew non sarebbe male, però io vorrei anche avere due Ogre Pond più che Mew. Che ne so, Pokestop. Perché effettivamente Pepe ti fa pescare poco e Kissara ti fa pescare sempre meno più avanti nella partita. In questa partita ne ho fatta una a inizio e basta. Comunque al momento faccio 270 danni. Quindi mi basta trovare due energie e ci vuole un super amo per farlo. Però con due energie chiudo la partita. Oppure un boss. Vediamo lui adesso intanto, perché adesso lui comunque il KO lo fa per forza. Fa il KO qua, mettere i danni in giro e poi gli basta trovare un boss per chiudere la partita. Io devo vincere il prossimo turno io. Ah, involuzione. No. Ah, ok. Mamma mia, non ci avevo pensato. 80 danni qua. Però può fare con Dusclops. Può fare involuzione e togliermi entrambi gli Hydreppol, regalandomi un premio. Io poi ho Fesandipiti con cui trovare il boss e fare il KO con Ogre Pond, quindi posso comunque vincere. Vediamo se però fa questa mossa. Non è ovvio che lo faccia. Luminion. Vabbè, certo, ma lui usa Dusclops su Hydreppol e chiude la partita così. Se usa Dusknoir su Hydreppol. Dusclops? No, con Dusclops non riesce, quindi. Se io non avessi curato quei danni... No, cioè, doveva trovare Dusknoir in poche parole. Cioè, fare Dusknoir su Hydreppol e KO qua 4 premi in un colpo solo. Involuzione. Ah, così mi obbliga anche a ritirare... Ah, pure. Vabbè, questo non mi interessa. Ah, ma scusa un attimo, ma lui... Non sta settando Dragapult o sbaglio? Ma come ha concesso? Non poteva farlo. Non... Io avevo solo un'energia nel mazzo. Cioè, penso ce l'avrei fatta lo stesso, però... Che partita strana. Comunque il matchup contro Dragapult è meno facile di quanto pensassi. Pensavo che fosse più immediato curando i danni, e invece comunque c'è da stare attenti. Però vabbè, dai, comunque... Partita vinta. Se cerchi i prodotti carte Pokémon, ti consiglio assolutamente di acquistarli sul sito del Covo del Nerd. Ci sono un sacco di sedi sparpagliate in tutta Italia. Io ho avuto modo di conoscere anche ragazzi che lavorano alla sede di Manfredoni, mi sono trovato benissimo. Vi consiglio tantissimo il loro sito e tra l'altro se utilizzate il mio codice sconto Weevil5 avrete pure uno sconto del 5% sui vostri acquisti. Io per un pelo non ho rischiato di partire ancora di Luminion e sono contro un mazzo fuoco e gioco un mazzo erba. Perfetto. Non importa. Dai, vediamo di battere lo stesso. Cinderace. Non sarà semplice. Però magari sono più consistente io, dai, vediamo. Anche se mi sa che devo cominciare semplicemente con una Kissara qua.
Potrei assegnare manualmente questo Face Undipity, tanto assegnare non è mai un problema, e poi usare Kissara sperando di trovare una delle, almeno una delle 1000 ball che gioco. Allora, è arrivato veramente poco. Potrei usare Rotom. Sigillo forestale, no, devo mettere un Poffin. Devo aggiungere un Poffin a questa lista. Devo farlo per forza, dai. Mi prendo Eplin. Qua avrei preso un Poffin con doppio Eplin. Pesco tre carte e se lui non fa Kissara, al prossimo turno posso evolvere direttamente questo Eplin senza problemi. Però no, ci vuole un Poffin, così almeno mettevo in gioco due Eplin ed ero più tranquillo anch'io, perché adesso non penso che lui possa fare il KO. Cioè, in realtà può fare boss e se fa testa, fa 40 danni e mi mette KO. Ma non credo che riesca, cioè... Lo Stasones, ok, bene, questo mi piace. Si prende la cosa, un Cleffa magari. Giocherà Cleffa. Un altro Scorbunny, mamma mia. Boss ci sta provando veramente. Se fa testa, fa il KO. Ovviamente. Vabbè, comunque ha una carta in mano. Mi auguro che passo turno non riesca a settare né Pidgeot né Cinderace. Ma si può. Allora, Lost Asones, quantomeno facciamolo subito questo. Ne prendo uno. Peschiamo tre carte. Uso Pepe. Ne prendo un altro. Stanno veramente molto a rilento perché non trovo gli Ogerpon. Eviterei di usare Ultra Ball adesso. Beh, in realtà potrei fare Ultra Ball su Kissara ed Energia. Perché no? Mi prendo un Ogerpon. Sono comunque carte in più che pesco. Questo Diplin non posso usarlo. E pesco tre carte. Io mi auguro fortemente che mio avversario non riesca a fare niente il prossimo turno, perché ha tre carte in mano, di cui una ce l'aveva in mano, una dei premi e una dalla cima del mazzo. Io ho una mano ottima adesso. Minor Ball, dai, non dovrebbe servire a nulla. Entei, va bene. Io sono molto svantaggiato contro questo mazzo, ho la debolezza in sfavore, quindi ho bisogno di sbrigarmi ad attaccare e portarmi in vantaggio. Mi sa che sta mandando Entei in posizione attiva per pescare una carta. Questo significa che non dovrebbe riuscire ad attaccare con Entei adesso, ma che io ho la possibilità di mettere KO Entei il prossimo turno. Devo mettere un bel po' di energia in gioco, però quante me ne servono? 6. Ha pescato ricerca accademica con Entei. Eppure sigillo forestale, mamma mia. Devo mettere almeno 3 energie in gioco il prossimo turno. Non sarà semplice, ma è fattibile. Sì, in realtà secondo me ci riesco. Io mi auguro quantomeno che ora non possa fare il KO in nessun modo, perché... Cioè, tra l'altro il fatto di avere in gioco 4 coniglietti è una cosa che lo limita, perché comunque non può mettere in gioco nient'altro al momento. Energia su Scorbunny, caramella rara su Cinderace, basta per adesso, Anche perché il cristallo l'ha messo qua. Vediamo, non sarà semplice, però devo reinventarmi qualcosa. Allora, caramella rara su Hydreppolo. Poi direi... controlliamo di avere nel mazzo un altro Diplin. Ok, ce l'ho. Tra l'altro questa stadio lo aiuta anche lui, però fa niente. In questo momento non importa. Usiamolo finalmente, prima volta che lo uso. Albero maestoso. Prendo Diplin. Ok. E prendo anche Hydreppolo, fortissimo. Due Hydreppolo settati in un attimo. Allora, qui pesco una carta. Caramella rara ormai non serve più. Qui assegno un'energia.
ne segno un'altra. Ultra Ball. Vado a prendere un Ogre Pond. E scarto e pesco 7. Contra Chiappa Pokémon è proprio la carta che stavo cercando, però mi sa che comunque non bastano i danni che ho bisogno di fare. Mettiamo un'energia in più. Set piglia mosche. Posso sfoltire il mazzo in realtà, togliendo un po' di risorse. Non questa, ma questa. Set piglia mosche. C'è un sacco di energia nel mazzo. Posso mettere manualmente una qua. 2, 4, 6, 8, cioè 7. Sono 240 rami giusti giusti per il KO su Entei. Sì, purtroppo non riesco su Pidgeot. Quindi devo pescare due premi in questo turno, quindi va bene fare questo attacco. E poi dovrò mettere KO Cinderace in un attacco. Non so se sarà possibile, ma secondo me sì. Comunque ci proverò. Allora, intanto 3 candy negli scarti e 2 Diplin usati. Quindi in questo momento non sono in grado di utilizzare, cioè di settare un altro Hydreppol. Dipende da questo albero maestoso se resta in gioco oppure no. Tanto l'albero maestoso è fortissimo, però avvantaggia parecchio l'avversario, però qua dovevo farlo. Chiaramente quasi nessun mazzo mette KO Hydreppol in un attacco, quindi qua me l'ha già tolto, cavoli, mamma mia. Non è partito bene il mio avversario, però dopo il primo turno tutto quello che vuole fare sta riuscendo a farlo senza problemi. Io ho 2, 4, 5, 6 con quella dalla mano, 7 con Hydreppol, 8 Ogre Pond, 9 Ogre Pond, sono 300 danni. Con quest'altro Ogre Pond io posso mettere KO Cinderace il prossimo turno. E poi non ho idea di come mettere KO il Cinderace successivo. Però teoricamente io posso mettere KO Cinderace. Oppure posso fare boss KO Pidgeot. Però poi come metto KO Cinderace? Questo qua, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 3, 7 energie su un Ogre Pond per mettere KO Cinderace. Quale attacco ho fatto? Non ho visto che attacco ho fatto. Non c'è scritto che attacco ho fatto? Non dovrebbe esserci scritto che attacco ho fatto, non guardo mai le note. Colpo fiammante. Ah, doveva fare il secondo attacco. Ha sbagliato. Ok, allora. Ho il contrattipo Pokémon, quindi posso mettere KO Pidgeot se voglio. E quindi posso provare a settare. Non faccio in tempo a settare Hydreppol. Non mi bastano i turni. Io direi che rimischio le energie, basta a sto punto. E carico Ogre Pond per fare l'ultimo KO. Guardiamo un secondo il mazzo. Altro Super Amo, non mi dispiace. Ho 8 energie nel mazzo. E qua ci voleva un terzo Hydreppol, però è troppo complicato riuscire a fare tutto. Peschiamo 3 carte. Vediamo quanti danni sono adesso. 2,70, una dalla mano e una di Ogre Pond e faccio il KO.
Però poi il turno dopo cosa faccio? E questo è il problema. Contro qualunque altro mazzo sarei stato messo alla grande, cioè guardate che roba. Però contro questo mazzo qua è un bel problema, eh. Ha senso fare boss su Pigeot? No, no, che non ha senso. Se avessi avuto modo di settare un Hydreppo il prossimo turno, non avrei messo questo Ogrepo, non avrei messo un Eplin e puntavo a fare un altro attacco il prossimo turno. Ma non ho più modi per evolverlo in tempo. Dovrei evolvere manualmente Diplin e Hydreppo, ma non ho abbastanza turni per farlo. Quindi lui adesso metterà a capo questo Hydreppo. Gli basta segnare un'energia per fare l'attacco. E il problema è che io non riesco a fare abbastanza danni con Ogrepon. Non riesco a mettere abbastanza energia su questo stesso. Ne ha 4. Ne posso mettere altre 2. Sono 240 danni di base. E per un pelo non metto KO Pigeot. A meno che lui non sbagli a mettere in gioco tipo Luminio o una cosa del genere adesso. Qual è l'unica possibilità? C'è anche in realtà una possibilità alternativa interessante. E fare contrachiappa Pokémon su questo Moltres. Attenzione, boss. Ai ai ai. Stai buttando la partita? Potrebbe perdere dopo questa mossa, eh? Perché secondo me io potrei riuscire a mettere in gioco le energie che mancano. Sai che forse con questa mossa sta buttando la partita? Vediamo, eh. Devo ancora fare un po' i calcoli, ma secondo me sì. Anche perché posso mettere KO Pigeot adesso. 210 faccio già. Uso un set piglia mosche e ho già un sacco di energia da prendere. Ne ho 2. Ha buttato la parte e ha sbagliato. Allora io cosa avrei fatto? Avrei fatto contro KO Pokémon su Moltres e secondo me c'è già il rischio che lui non lo ritirasse. Così avevo più tempo per segnare energie e poi facevo boss su Pigeot. Quindi magari avrei vinto lo stesso. Però così... Sono 270, 300, guarda, io potrei addirittura col super amo che ho nel mazzo rimettere Ogrepon, ma comunque mi basta fare così su Pigeot. Mi avversario ho buttato la partita, poi c'è da dire che, ah no, devo ancora fare l'abilità di Hydreppo, è vero, c'è da dire che ha avuto più fortuna di me, senza dubbio, in questa partita, quindi comunque diciamo che compensa un pochettino forse questo misplay di fine partita, però diciamo che secondo me era una partita che alla fine avrei potuto perdere questa, eh. Cioè non so se mettendo Moltres attivo come l'avrebbe ritirato, aveva Pigeot in gioco comunque. Però beh, oh, abbiamo battuto un mazzo fuoco con un mazzo erba, quindi sono molto contento. Siamo contro Palkia. Interessante, è la prima volta che sfido Palkia. Vediamo effettivamente se è così forte come dicono tutti. Allora, io tra l'altro ho una buona partenza. Peccato essere partito per secondo. Anche se forse è meglio così, perché col set piglia mosca magari non trovavo Eplin, quindi forse sarò meglio così. Stiamo attenti a quello che mettiamo in panchina contro Palkia. Lui può fare 60 danni più 160, che fa 220 come danno base, più 20 per ogni Pokémon che metto in panchina io. Quindi se sto nei 5 Pokémon in panchina sono 320 e non mette KO Hydreppo. Devo tenere al massimo 5 Pokémon in panchina, in poche parole, se voglio stare tranquillo. Sono giusti i calcoli, sì, 160 più 60, 220, più 100, 320, sì. Energia acqua su Palkia. Allora, tantissime energie, tanto per cambiare, cominciamo a pescare una carta con Ogrepon. Ultra Ball, niente male, set piglia mosche. Abbiamo un Eplin, abbiamo anche un Ogrepon, molto bene. Peschiamo una carta. Si pescano sempre energie con questo mazzo. Questa l'assegno. Potevo assegnarla a Ogrepon in realtà, volendo, fa niente. Quasi quasi mi prendo un bel Rotom, già che ci sono. Oppure no. Oppure prenderò un altro Eplin. No, non me lo fa prendere. Cioè, ho Rotom nei premi e c'è il bug con cui non posso prendere Eplin. Ragazzi, ma vi sembra una cosa corretta questa? Dai, raga.
Oppure un Apple nei premi, tra l'altro. Dai, no, adesso parte gli scherzi. E prendo Fesandipiti perché magari subirò un KO il prossimo turno. Però dai, non vale. E magari trovo una Mineral Ball adesso, metto Apple e basta, come non detto. E invece no. Ok, passo. L'avversario può sicuramente fare un KO in questo turno, beh, su Applin ovviamente, ma anche su Oggerpon, però deve mettere in gioco veramente tanti Pokémon, quindi bisogna vedere se ci riesce. Non ha messo neanche un Mewtwo il primo turno, adesso gliel'ho fatti pescare io. Gli ho dato anche Perola, gli ho dato una mano perfetta. Vabbè, a parte che era partito per primo, quindi magari aveva in mano quantomeno Perola prima. Adesso vediamo comunque. Intanto pescherò due carte con gli Oggerpon, spero di riuscirci. Poi uso Kissara, vediamo se riesco a settare una Hydreppol. Non ho controllato se la stadio nel mazzo. Mineral Ball, vediamo cosa prende, un secondo Palkia. No, Terapagos per poter allargare la panchina. Ok, scarto un'energia acqua, devo stare attento anche a Greninja, tra l'altro, in questo mazzo. Ah, interessante, la versione con foglia ferrea. Quindi avrà anche un paio di trombe di vetro. Ultra Ball e in realtà il KO su Oggerpon lo fa. Lo fa e come? 160, fa 220 danni precisi con la mia panchina. Chiaro, io potevo aspettare a giocare Fesandipiti, però sapendo che lui comunque si basa sull'allargare la panchina, adesso gioca la stadio, metteva un Pokémon in più in gioco. E è anche andata bene che gli ho fatto Kissara e ha pescato 4 Pokémon base. Quindi, cioè, eppure la Minor Ball. Palkia è uno dei nuovi top tier. Dovrebbe entrare probabilmente tra i mazzi più forti del formato adesso, vediamo. Rotom lo gioca solamente per fare un po' di danni in più, anche se non serviva. Non ha trovato l'evoluzione, non ha trovato Palkia. Pazzesco. Si prende una stadio, anzi sceglie di non prenderla. Ok, è la mia occasione. Un altro Apprin, questo va benissimo. Allora, peschiamo qualche carta, vorrei tanto trovare la mia stadio adesso. Sigillo forestale, però non ho Rotom, appunto, se no lo gioco apposta per quello. Pepe, con cui effettivamente io posso prendere Lumineon o la stadio. Perché sennò è inutile. Ho la stadio, quindi posso prendere, cosa posso prendere? Ma io devo prendere l'Ultra Ball per Lumineon. Cosa scarto con l'Ultra Ball? Un Diplin e un boss, magari. Ok, oppure prendo la Minor Ball così non butto niente. Sai, quasi quasi faccio questa cosa orribile di prendere Lumineon con la Minor Ball solo per usare il sigillo forestale. È veramente una cosa bruttissima, eh. E lui starà pensando, ma questo qua, cioè, conosce le carte oppure sta improvvisando? No, no, caro mio avversario, le conosco e come le carte. Però mi manca l'energia. Ah, non ho l'energia. Vabbè, a me interessava evolvere il prima possibile, però mi manca l'energia. Ho sottovalutato questo dettaglio non da poco. Io non posso attaccare in questo turno. Quindi vabbè, pazienza. Intanto gli faccio scartare un po' di risorse. Cosa scarterà lui? Ok, uno tutte. Mi manca l'energia, ma si può. Come fa a mancare l'energia in un mazzo come questo? Ah, è abbastanza ridicola come cosa. Ritiriamo Oggerpon e mandiamo Applin. Sì, gli faccio fare i premi dispari. Ok, partenza un po' bizzarra la mia, però anche la sua. Siamo abbastanza allo stesso punto adesso, cioè dipende un po' cosa fa lui adesso, che ha solo 3 carte in mano, vabbè, a Bibarel. In teoria entrambi possiamo vincere con 3 attacchi, bisogna capire se lui adesso inizia a pescare i primi 2 premi oppure no, perché Palkia non ce l'aveva.
Vabbè, sì, adesso ce l'avrà. Mi scoccia aver mandato quell'Applin adesso. No, perché ha preso un Octavol così? Quando giochi questo Pokémon dalla tua mano. Bug? È un bug questo, eh? Ah, infatti l'abilità non l'ha usata. No, l'hai voluto ma non può usare l'abilità, esatto. No, no, ok, come non detto. Eh sì, perché Noctowl si attiva se tu usi l'abilità quando lo evolvi dalla mano, ma con l'albero maestoso tu evolvi dal mazzo. Classico errore questo qua, ragazzi, eh? Quindi se non avete capito bene scrivete nei commenti che ve lo spiego meglio, però classico errore questo. Vediamo se ora riesce ad attaccare, però a me se mette KO Applin fa niente. Mi basta che non metta KO un Pokémon a due premi. Anfora terrestre, l'attacco lo fa, va bene, non mi interessa. Allora io quanti danni faccio? 30, 60, 90, 120, 150... 180, 210, 240, 270. Devo mettere 5 energie in gioco per poter fare il KO adesso. Per farlo mi servono 3 Ogerpon, una Hydreppol e un'energia dalla mano. È matematicamente possibile, ma è molto improbabile. Però se trovo un altro Ogerpon e riesco a trovare 5 energie, contando che ho anche pesandipiti, potrei farcela. Con tutte le energie che gioco, e ho pure missato prima tra l'altro. Switch? Perché? Vuoi attaccare con Greninja? Allora, ci sta. Ci sta perché almeno mi obbliga a fare un attacco, a mettere capo un Pokémon da un premio. Beh, vediamo, vediamo. Adesso... 90 ranni qua, va bene. Questo KO non gli è servito a niente, però se io metto KO a Greninja, anche a me non servirà niente il KO, quindi saremo pari. Adesso ho Fesandipiti che è importantissimo. Top deck, vediamo. Energia, proprio come mi aspettavo. Allora, quanti danni faccio per 150. Io vorrei mettere KO questo Palkia con il Boschio in mano, vediamo se riesco. 150... Allora, iniziamo a pescare una carta. Ah, per meglio, il Superamo dovevo usarlo prima. Ok, va bene, usiamolo adesso. Set piglia mosche. Due energie vanno benissimo. E forse è già abbastanza, no? È già abbastanza da mettere KO Palkia. O addirittura Terapagos, che forse è ancora meglio. Hydreppol. Ok, sì, se in un'energia ci siamo. ...240, peschiamo tre carte. Voglio un Applin. Ho trovato Applin. Scusa un attimo. Lui faceva 320 a panchina piena. Con 4 posti in meno sono 80 in meno, sono 260. 240. Allora... 160, 220, 240, 260, 280, 300 danni. Ora fa 300 danni, quindi il KO su Hydreppol lo sta facendo comunque. Posso mettere in gioco Applin. Ok, senza problemi. Va bene. Questa energia non so neanche se la voglio assegnare o no, forse sì, forse no. 270, per un pelo non posso pure mettere KO a Palkia. Boss su Terapagos. Se faccio boss su Terapagos, lui deve per forza trovare un Terapagos per allargare la panchina, sì. Sì, 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 è sicuramente meglio mettere KO a Terapagos. Ok, energia dalla mano la mettiamo qua. No. No, conservarla non mi sembra il caso. Assegniamola per ora. 270. KO Terapagos. Ah, tra l'altro lui deve scartare un Pokémon adesso.
prima di mettere il Pokémon in posizione attiva. Perché è così che funziona. Così gli faccio buttare un altro Pokémon. Bene per i set pigliamosche. Vorrei avere caramella rara in questo momento, o un pepe. Ok, ha scartato quindi una carta. Non è detto che riuscirà a fare il KO al prossimo turno. Mi piace un sacco questo mazzo ai Drapple, ragazzi, è veramente bello, eh. La lista si può ancora definire, chiaramente, sono i primi giorni con la nuova espansione. Bello sto mazzo, mi piace tantissimo. Ah, sono io che sto dando il grande abisso zero adesso, non lui. Vediamo ora, secondo me non fa il KO, se non fa il KO su Drapple, sono messo bene. Ok, Minor Ball, arriverà un altro Terapagos. Però deve riempirsi la panchina e gliene ho scartati di Pokémon, eh. 4, non è poco. Knocked Owl, ok, questo è importante. Stavolta lo evolve nel modo giusto, prima era stato un misplay, eh. In questo momento lui fa 260 danni, gli basta un solo Pokémon base e un'energia per fare il KO. Io tra Fesandipiti e Set Pigliamosche pesco un bel po' di carte e spero di riuscire a evolvere Applin. Ogerpon fa 120 danni, posso arrivare fino a 180 danni che non bastano per mettere KO a Terapagos. Kissara. Addirittura lo scambio di energia si è preso. Che questa Kissara potrebbe essere un problema. Potrebbe anche non esserlo in realtà, eh. No, però mi mette i Drapple in fondo al mazzo. Quindi sì che è un problema, è come se lo è. Però gli manca un Pokémon base al momento. Se non trova un Pokémon non fa il KO. Lui in quelle 5 carte deve trovare un Pokémon base. Lo troverà, ci mancherebbe. Però, se non dovesse... Io no, non è male questa mano. Ok, due carte ancora. Vediamo. Ok, ha trovato il Pokémon. Quindi c'è il KO. Ah, c'è anche la Minor Ball. Ok, come non detto allora. E ora sta a me. Ha pure Fesandipiti. Attenzione che Fesandipiti per me è facilissimo da mettere KO. Io con Ogerpon faccio 180, per un pelo non metto KO Fesandipiti col contro KO Pokémon, per un'energia. Se questa energia non l'avessi messa su Epi, ma l'avessi messa qua, però non potevo sapere che avrebbe giocato Fesandipiti. Però forse nel dubbio sarebbe stato meglio comunque metterla su Ogerpon, per sicurezza. Comunque, è sufficiente settare un Hydreppo adesso e sono tranquillo. Se lo setto probabilmente vinco la partita, perché non me lo mette KO al turno dopo, faccio due attacchi di fila, quindi speriamo di pescarlo. Allora, andiamo con ordine. Gli Ogerpon. Anfora terrestre. Energia su Ogerpon. Canna da pesca per Hydreppo sicuramente. E anche per Applin. Energia magari no, per ora. Contro che Pokémon voglio usarlo? 4, 8, 9, 2, 70. Ma mi va benissimo fare il KO qua. Oppure tiro avanti un altro Palkia che magari non riesce ad attaccarci il prossimo turno, giusto per dargli fastidio. Sì. Sì. Tanto a me interessa fare il doppio attacco, non mi cambia niente. Togliamo un'energia dal mazzo che l'assegno a Applin. Io ho 3 Hydreppol, 3 caramelle rare. E sto per fare ricerca accademica più Fesandipiti. Quindi vedo metà mazzo. Dovrei farcela, ragazzi. Dovrei farcela e come. Peschiamo 3 carte. E poi il set pigliamosche. Allora, vedo 7 carte su 12. Non ci posso credere. Ci sono 3 Hydreppol in quelle 10 carte. Non ci posso credere, ragazzi. Sono 3 Hydreppol in 10 carte.
Cioè io ho giocato benissimo, ho fatto il sequencing perfetto, gli Ogerpon, sfoltire il mazzo, il superamo, ricerca accademica, fesandipiti. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci voglio credere. No, ma stai scherzando? Allora, c'è pure il catcher in mano che mi mette la KO questo con 4 energie. Così magari non riesco neanche a fare il KO adesso. E certo. Non facciamoci mancare niente. 3 caramelle rare in fondo al mazzo, ora pescherò 3 Drapple. Eccoli qua. E non riuscirò neanche a fare il KO. No, dai, questa dovevo vincerla io questa qua. Sta qua non meritavo di perderla. Vediamo se adesso riesco comunque a recuperarla, ma questa non meritavo di perderla. Questa era proprio sfortuna. Superami, me ne restano ancora, l'ho finiti. Finiti, ho solamente un Ogre Pond da usare. Posso mettere in gioco 4 energie se tutto va bene. Sarebbero abbastanza fare il KO su Palkia. Cioè io ora dovrei fare il KO su Palkia e Kissara. Se faccio questa cosa posso ancora provare a vincere. Il problema è che ho tutte le caramelle rare in fondo al mazzo. E devo vedere un bel po' di energie. Non so nemmeno più quante me ne restino ormai. 4, 9, 11, ce n'è ancora qualcuna. No, raga, non ci posso credere. Non riesco a credere a quello che è appena successo. Certo, proprio la carta più inutile che potevo pescare. Allora, facciamo così, così almeno rimischio il mazzo e rimischio le caramelle rare. Prendo Diplin solo per toglierlo dal mazzo. Nel mazzo le risorse ci sono tutte. Ci sono tutte le risorse nel mazzo. Sto comunque rischiando di perdere. Non ho ancora visto la caramella rara. Io posso togliere Rotom per ottimizzare un attimo. Ora pesco una carta con coso. E se non è una carta aiuto, che metà mazzo sono carte aiuto e metà mazzo sono caramelle rare. Quindi non è che posso pescare molte cose diverse. Ragazzi, questa partita è un meme. Questa partita è un meme. Niente. Com'è possibile? Avete visto il mazzo? Avevo dentro cerca accademica, Kissara, pepe e 3 caramelle rare. Poi, vabbè, mi scoccia perché mi stavo gasando un sacco a giocare questo mazzo e mi è piaciuto anche molto le partite in questo video. Questo è anche un gioco di fortuna. Ogni tanto la partita va male e puoi giocare bene quanto vuoi, ma comunque non basta vincere la partita. Il mazzo mi è piaciuto veramente tanto, secondo me è molto forte. Non so dirvi se sia competitivo oppure no, perché è pur sempre un mazzo fase 2 che non ha molti... Cioè non è come con Pidgeot che hai più consistenza. A volte sei un po' al top deck perché appunto non hai un vero e proprio motore in campo. Però è un bestione che può fare tutti i danni che vuole, si carica molto facilmente perché comunque attacca con 2 energie e è di tipo erba, che comunque è un tipo molto forte adesso. Ragazzi, fatemi sapere cosa pensate di questo mazzo, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!